No, io sti cose che sì, io proprio li odio. Amici, non registro la serie hardcore, che è sempre difficilissimo da dire. Devo fare un corso accelerato di come dire serie hardcore di Minecraft. È stato difficilissimo dire tutta la frase di fila. Sono andato a farmare le enderpearl off camera. Ne ho prese, credo, abbastanza. Ora non lo so, spero di sì. In caso vedremo durante questo episodio. Quindi, in questo episodio andremo a cercare il portale dell'End. E poi, nel prossimo episodio, se tutto va bene, sfidiamo l'Ender Dragon. Non lo so. Vediamo. Nel dubbio, vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video, a fare tutto quello che volete. E seguirmi e sperare di non morire. Perché altrimenti finirebbe la serie. E noi non vogliamo che finisca la serie. Vero? Amici, siamo spawnati sempre col solito maialino che ci osserva in modo molto creepy, sempre nella solita casa, tra molte virgolette, e tipo tutti mi avete detto, Master, fatti una casa, altrimenti finisce in tragedia. E vi do completamente ragione, ma non è il lavoro per oggi, perché oggi mi sono fatto gli occhi dell'End, e appunto 23 credo che bastino, non lo so, perché in quasi, boh, 5-6 giorni che appunto non registro, ho farmato un botto, ogni tanto salivo, andavo nel deserto, anche, vabbè, cose, ho perso il cavallo, vabbè, sono successe cose incredibili. In teoria, lanciandole, vediamo, tech, dovrebbero dirci dove si trova il portale dell'End. Quindi ce ne partiamo così a piedi, eh? Sarà un lungo viaggio, signori. Ma lungo, lungo, lungo. Ma proprio di quelli lunghi che dice, vabbè, basta. Cioè, quando tipo siete in macchina e continuate a dire ai vostri genitori, siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati. Ecco, il viaggio sarà tipo lungo così. Quindi in questo episodio, muy probablemente, ci prendiamo ci troviamo il portale, però appunto non andiamo a entrarci, bensì lo rendiamo safe. Faccio le foto chiaramente alle coordinate del portale, così almeno mi do un'idea di dove possa essere. Intanto continuiamo a correre di lì. Perfetto. La cosa bella è che almeno quando le usi non le sprechi. Io all'inizio non me la ricordavo sta cosa, altrimenti avrei farmato 100 milioni di volte di meno. Perché ho pensato ogni volta che le lancio si consumano, e invece mi sono ricordato tipo verso la fine del farming che appunto cadevano. E quindi, peccato, peccato. Oh, attenzione, ci sta facendo già tornare indietro. Ok, cosa significa quando si rompe? Dato che io non lo so, spiegatemi perché si è rotta. Ma sapete che mi sa che è qua di zona? Cioè, non ci credo. Non ci credo. Se siamo spawnati vicino al portale dell'End, c'è proprio questa serie fuori di testa. Già, sono stato di uno sculato. Permettetemi il francesismo. Dove è andata? Dove è andata? Oddio, ma sapete che mi sa che davvero si è spawnati in parte al portale? No, fuori di testa. Non c'ha senso. Siamo spawnati in parte al portale. No, non ha senso. Se è davvero così, proprio mi metto a ridere, eh. Allora, dovrei scendere qua? Davvero, Enderpearl, me lo stai dicendo? Vabbè, io scendo, eh. No, non c'ho le torce. Ci craftiamo adesso le torce perché a quanto pare siamo spawnati letteralmente in parte al portale dell'End. Ok, usiamo tutto il legno. Beh, non voglio fare tutte torce. In realtà mi voglio tenere qualche stick. Può sempre servire. Me ne sono fatte anche troppe. E ci riprendiamo questa. Cioè, non ci credo, eh. Se c'è qui il portale, non ci credo. Mi metto a ridere totalmente. E credo che anche voi nei commenti, tipo il commento più gettonato sarà: oh mio Dio, Master, che chiulo. Con la CH, chiulo. E niente, ora come funziona? Devo scavarmi sotto? Non so. Cioè, perché l'Enderpearl. Vabbè, usiamone un'altra, va. Ok, è qua sotto. Che culo! Non vorrei continuare a usarle in realtà perché poi magari mi si consumano e le finisco perché ne ho solo 19. A casa ho altre Blazord in realtà, però appunto non ho più Enderpearl e quindi il farmarle mi verrebbe un po' scomodo, cioè perderei tempo. Qua sento zombie, credo sia una cosa buona. Mica il portale è tipo intorno a tutta una zona diversa, un po' particolare. Sì! Cioè, siamo spawnati in parte a due villaggi, in parte al co. No, cioè, non ha senso, questa cosa non ha totalmente senso nel cervello, Non so cosa significhi non ha senso nel cervello, ma non ha senso. Allora, se trovo il seed ve lo do perché credo sia la cosa più bella della storia. Cioè, per forza, anzi, sì, ora a fine di questo episodio. No, vabbè, vabbè. No, qua ci mettiamo una barricata, metti caso che cada. Tra l'altro io questa grotta l'ho anche esplorata circa più o meno un pochino. Cioè, non c'ha senso questa cosa. No, vabbè, non c'ha assolutamente senso. È tutto completamente fuori di testa, ci prendiamo le mele anche se non servono. Questa, perfetto, la bardatura di diamante, ecco cosa volevo. E ci prendiamo pure del ferro e mettiamo giù questo qua. Questo, questo e questo. Vi scongiuro, scrivetemi nei commenti da 1 a 100. Vi prego, da 1 a 100. Questo è il range di valutazione. Quanta fortuna.
fortuna ho avuto. Ora, l'unica cosa da fare è trovare il portale. So che sono scemo. No, in realtà volevo dire so che sono sceso. Però sono anche scemo. Ci facciamo un bel giretto. Minchia, un bel giretto. Fea, frea. Ok. Per appunto la zona. Vediamo se si espande anche sotto. Perché sento uno slime. Penso di no. Non lo so. Fatto sta che appunto qui c'era la biblioteca. Io ho iniziato l'hardcore con le peggio intenzioni di dire, vabbè, duro due episodi e poi morirò tipo per colpa di un creeper. E invece la morte dal creeper può succedere, perché può ancora succedere, però è molto difficile. E soprattutto abbiamo trovato di tutto attaccato a casa, cioè, boh. Ah, lì c'è una cesta, aspettate, aspettate che voglio prenderla, la cesta. Libro incantato. Ma che cosa vuol dire? Ma che cosa vuol dire? No, vabbè, cioè, un libro con affilatezza 4, saccheggio 3 che mi serviva per gli Enderman, potenza 4, colpo multiplo 1. Cioè, la mia spada in confronto è uno schifo, Boh, cioè, lascio a voi i commenti. Io questa serie diventa leggendaria, io ve lo dico, tra qualche anno, un giorno ricaricherò mappa sconosciuta. Attenzione. Dicevo, un giorno ricaricherò per completo questa serie perché è la cosa più bella della storia. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo cos'è la mappa sconosciuta. Ah, c'è un tesoro. Scrivetemelo come sempre voi nei commenti che siete più informati di me. Cioè, ma boh, non ha assolutamente senso questa cosa. Non c'ha assolutamente senso. Come non ha assolutamente senso il fatto che non stia più trovando l'uscita per questo portale. Cioè, o meglio, non stia trovando il portale. Vabbè, avete capito. E niente, ci facciamo un paio di giri. Qua c'è la lava, da qua siamo arrivati, quindi direi di andare qua. Non c'è niente, no? Magari si dirama anche per di qua. Oddio, stava succedendo il casino, Ma tranquillamente stava succedendo il casino. Facciamo finta di niente e chiudiamo il buco. Cioè, se fossi morto così ad uno schioppo dalla vittoria, no, Mi metto a cercare il portale. Non saprei di dove trovarlo, in realtà. A meno che non lanci questa. Che mi dice che è di là, ok. Ah, vedete, 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 vedete che c'è un'altra zona sotto? No, 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 scusate, scusate. No, io sti cosi che sì, io proprio... li odio, li odio. Comunque, perché ci sono tutte le porte aperte? Che succede? Altro livello, altro giro. Qua sento gli scheletri belli pericolosi, belli tutti rischiosi. Secondo voi ne va... Bastano 17 Ender Eye? Perché non avrei... Vabbè, che sono in parte a casa, C'è un'altra cesta, esatto. C'è un'altra super cesta per noi. Atterraggio morbido 4. Fortuna 2. Riparazione 1, vabbè. Preso. Trovato. Oh, che spavento. Che spavento, i silverfish. Perfetto. Li distruggiamo. No, dai, non voglio distruggere lo spawn. Voglio mettere, esatto, questi. E c'ho 16 occhio dell'end. 3, 6, 9, 11, perfetto. Sentite che bello, guardate che... Cioè, sentite, guardate più che altro. Immaginate se cado ora nel... No, no, aspetta. Tech, tech. Ah, già, devo fare la foto alle coordinate, vero, vero. Però poi me le perdo, mi metto a piangere. Vabbè, sappiamo tutti come va a finire. Ora io direi di chiudere questa lava perché ci stavo cadendo male. Ho esplorato il tutto. Il portale ovviamente l'abbiamo trovato, però non ci voglio entrare ora. Voglio lasciare un po' di suspense ed entrarci nel prossimo episodio, che molto probabilmente sarà l'ultimo. Quindi per questa seconda parte di episodio direi di andare... volete che io entri? Dicevo, direi di andare a casa a mettere i vari enchantment, potenziarci. Ci abbiamo pure 6 occhi, ci sta. E niente, quindi io direi di tornare a casa. Ovviamente vi faccio il taglio. Sì, dai, mi sa che esco da qua sopra. 3 hours later. Per capire che qua mi faccio un mega pillarone, o almeno un paio di mega pillaroni, proprio altezza doppia, così si capisce, proprio antiestetico a livello totale, però l'idea è quella. E sì, tra l'altro sto per buttarmi giù come un idiota, a meno che non scavi, volendo posso anche scavare. E casa è lì, esatto, devo farlo proprio alto, talmente alto che mi ricordo dov'è casa. Comunque io sto facendo sta cosa rischiosissima, cioè non so perché la sto facendo. Ok, credo che così possa bastare. Sta pure iniziando a piovere. Oh, faccio la cazzata. Cazzata! Ok, quindi sta iniziando a piovere ed è arrivato il momento di rintanarsi a casa, dormire, incantare le cose, cioè mettere le cose sulla spada. E poi direi proprio di concludere l'episodio, che è stata la cosa più bella e delirante del mondo. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Cioè, io che pensavo, vabbè, prenderò il cavallo, mi farò i peggio chilometri e chilometri in parte a casa. Ok, voglio mettere assolutamente questa bestia sulla spada.
Ok, che mi costa 10 di esperienza, ma... Cioè, affilatezza 4, indistruttibilità 2, saccheggio 3. E potenza? E colpo multiplo? No, ma potenza e colpo multiplo dove vanno? Sull'arco. Ah, ma va sull'arco potenza e anche l'altro. Ditelo prima, allora mi devo craftare un arco. Ce le ho le robe? Sì, dai che ce le ho le robe. Sì, giusto? Sì. Allora mi crafto l'archega. Dov'è? Perfetto. E in teoria, secondo la legge del sbrabrabra, è colpo multiplo? Io faccio sta cosa, potrebbe essere una stupidata, Fatto. Atterraggio morbido, vabbè, fortuna non serve. Quindi, amici, io direi che per questo episodio è tutto. Non è ancora arrivata la notte. Non c'ho praticamente più esperienza. Potrei farla, vedete la torre come si vede. Stupendo, bravo Master, complimenti. E niente, credo proprio che il nostro è stato fatto, vero maialino? Sì, lo so, dovrei farmi una casa. Però non è ancora arrivato il... Cioè, ormai questa casa è iconica e soprattutto porta anche fortuna. Quindi, se mi ricordo, vi metto il seed o in descrizione o nel primo commento. Vediamo se mi ricordo o se comunque lo trovo. Io salvo e assolutamente esco togliendomi le cuffie come la fine di ogni video. Ma signori, è stato il panico questo video. Spero che vi sia piaciuto assolutamente. Nel prossimo probabilmente moriremo contro l'Ender Dragon, ma soprattutto sarà l'ultimo episodio della serie Hardcore, se tutto va bene. Io vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuto. Vi do appuntamento domani alla solita ora, però alle 2:45, con un nuovo video. Ciao! Che culo!